Amici del mio viaggio a New York, ecco qua la mia crepe, si chiama Jianbing ed è una crepe salata cinese, uno street food, ecco le uova, sono sempre belle le uova, uno street food molto mangiato non solo in Cina ma diffusissimo anche nelle grandi metropoli tra cui New York, Chicago, San Francisco. Voglio provarla perché non l'ho mai provata, ma sono convinto che abbia dietro veramente anni di perfezionamento. Ed è sempre bello quando hanno, cosa ci sta mettendo il cilantro, è sempre prezzemolo, è sempre bello quando hanno, ecco qua l'abbiamo girata adesso, sopra ci mettiamo il piccante. Voglio dire, è sempre bello quando ci sono le cucine a vista in modo tale che uno possa assistere a tutta la preparazione. Mamma, quanto è piccante, sarà abbastanza impegnativa mangiarla. Ora ecco qua, questo qua è porco maiale. Dopo la carne di maiale, io l'ho presa anche col manzo, vediamo quando lo mette il manzo sta arrivando, ah bene bene, il manzo, c'è una manzo sul gelato, e questo qua è il famosissimo biscotto fritto che ci va dentro, si chiama Bao Cui, ed è quello che dà, insomma, cracker fritto, è fondamentale, dai. Ora lo giro, vedete la parte di sotto c'era l'uovo, ora si taglia in due e me lo impacchetta, e questa opera d'arte tra poco la potrò mangiare. Thank you. Allora amici, adesso andiamo a farvi vedere e a provarlo. Amici, ora mi siedo qua e lo provo per voi. Amici, sono molto curioso di mangiare questo street food. Ci ho messo uova, porco e beef, carne di manzo, e mi hanno detto che questa cosa è molto molto mangiata, insomma. Che vi sembra? Mi sembra sano a me, anche colorato. Devo dire che c'ha un bel aspetto. L'aspetto non è niente male, e so anche che la cucina cinese in generale è una cucina molto ricca, molto variegata e anche molto gustosa. Non è un caso se i primi ristoranti ad essere internazionalizzati, oltre a quelli italiani nel mondo, sono stati quelli cinesi. Io quando vivevo a Salerno non esistevano ristoranti di, se non pizzerie, ristoranti italiani, gli unici che esistevano quelli cinesi, quindi erano stati i primi. Devo dire che è molto sano e gustoso, non ho capito questo cos'è, se qualcuno me lo sa dire durante il video. Io credo che un viaggio a New York debba essere un viaggio anche sperimentale, dove si provano tante cose. Ci credo davvero.